Gentili telespettatori, un cordiale saluto. Dunque, eccoci per la gara di ritorno valevole per la semifinale della Coppa dei Campioni, edizione 1970-71 tra l'Ajax e il Cagliari. Vi ricordiamo che all'andata il Cagliari si è imposto per una rete a zero, gol di Greatti, un gran tiro dal limite dell'area. Dunque, stasera il Cagliari il difficile compito di difendere quel gol di vantaggio contro i giocatori dell'Ajax. Dunque, per noi collegato da Amsterdam c'è Nando Martellini, al quale cediamo subito la linea. Gentili telespettatori d'Amsterdam, vi parla Nando Martellini per questo importante incontro di ritorno della semifinale di Coppa dei Campioni 1970-71. Di fronte il Cagliari e l'Ajax, la gara di andata è terminata 1-0, come ha ricordato Bruno Pizzul. Diamo le formazioni: Ajax in campo con Stuy, Neskens, Vasovic, Kroll, Surbier, Muren, Cruyff, Anna, Kayser, Swart, Van Dijk. Questi gli 11 messi in campo per questa delicatissima sfida di ritorno. Cagliari che scende in campo con Albertosi, Martina Donna, Mancini, Cera, Nicolai Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti e Gigi Riva per Scopigno. Tutto dunque pronto per questa importante sfida. I ragazzi di Scopigno possono entrare nella storia e si comincia. Vasovic, Surbier, Rudi Kroll, ancora Surbier, finaggio in avanti per Kayser, quindi Arian, ancora Kayser, il tocco centrale per Johan Cruyff, la stella di questa formazione. Attenzione, il tiro e la palla che termina sul dipalo sulla sinistra di Ricky Albertosi, che si era tuffato e con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Prima azione pericolosa dunque da parte dei lancieri dell'Ajax, ecco il tiro che non termina lontanissimo dal palo. Albertosi al rinvio. Martina Donna. Nicolai. Da questi a Greatti, l'autore del gol nella gara di andata. Attenzione, Gigi Riva. Riva viene fermato. Riva che è temutissimo dagli olandesi. L'Ajax, che ricordiamo, è stato sconfitto nella finale di Coppa dei Campioni di 2 stagioni fa a Madrid contro il Milan. Attenzione, c'era Vasovic, il capitano appoggia per Rudi Kroll, Surbier. Ancora Kroll. È una formazione questa dell'Ajax che sta incantando tutti per come sta giocando. Nicolai. Greatti, ancora Nicolai. Gigi Riva. Mancini. Il cross. Greatti, poi c'è il tiro che viene fermato. E quindi l'Ajax che si difende in questo momento con grande affanno. Domenghini. C'era. Gigi Riva. Fermato Gigi Riva, calcio di punizione dal limite. E potrebbe essere veramente molto importante per il Cagliari questa occasione. Ecco il capitano dell'Ajax che va a discutere con l'arbitro. Vediamo
Domenghini alla battuta, dotato di un buon tiro Domenghini, parte Domenghini, il tiro che viene ribattuto dalla barriera, recupera Domenghini, tocco per Martiradonna, Martiradonna cerca lo spazio, il tiro, la palla che termina sul fondo. È un buon Cagliari quello che stiamo vedendo in questo primo tempo, ecco il tiro che è terminato al lato, forse troppo carico d'effetto. Nicolai, Greatti, Domenghini, Riva, può ripartire l'Ajax, Neskes, Müren l'appoggia ancora su Neskes che cambia tutto dall'altra parte del campo verso Arian, Kaiser, Cruyff, Van Dijk, attenzione Van Dijk, il tiro, la bellissima risposta in calcio d'angolo di Ricky Albertosi, grandissima parata del portiere di Pontremoli che si è buttato e con la mano sinistra manda in calcio d'angolo la conclusione. Ecco Albertosi che esulta. Calcio d'angolo, alla battuta si porta Müren, il tocco verso Dick Van Dijk, palla dentro, Kaiser, il tiro e attenzione c'è l'autorete di Comunardo, Nicolai, Nicolai ha mandato alle spalle di Albertosi il tiro di Kaiser, ha tentato una deviazione e purtroppo la palla è terminata alle spalle di Ricky Albertosi, esultano adesso gli olandesi, autogol di Nicolai. Sconsolati i giocatori del Cagliari, adesso le due formazioni sono, ecco il tiro e la deviazione di Nicolai che con il sinistro ha tentato di fermare il pallone, invece lo ha depositato alle spalle di Albertosi con questa leggera deviazione, ecco rivediamo da qui, ecco Nicolai con il sinistro manda a vuoto l'intervento di Albertosi e dunque adesso le squadre sono in parità e per il Cagliari la strada è in salita, deve assolutamente cercare il pareggio perché altrimenti con questo risultato, attenzione il tiro, la grande parata di Stui sul tiro di Gori, Cagliari subito sotto alla ricerca del pareggio e lo ha sfiorato con questo bel tiro di Gori servito da Greatti, il tiro di collo pieno di destro, palla deviata in calcio d'angolo, esulta il portiere dell'Ajax. Attenzione, corner, lo va a battere Domenghini. Domingo la mette in mezzo, purtroppo non c'è nessun giocatore del Cagliari, poi Greatti, il tiro e ancora la parata di Stui. Siamo ormai alla fine del primo tempo, l'arbitro dovrebbe fischiare la fine e difatti Ajax 1, Cagliari 0, gol di Kaiser al 41esimo che poi è un'autorete. È terminato il primo tempo, una rete a zero purtroppo per l'Ajax ed è stato un autogol di Nicolai, come purtroppo è accaduto spesso nella stagione dello scudetto, ma ovviamente un caso. Nicolai ha tentato di deviare questo tiro e però purtroppo la palla ha spiazzato Ricky Albertosi. Dunque 45 minuti di tempo per sperare nel pareggio, ricordiamo che se il Cagliari dovesse pareggiare o vincere avrebbe accesso alla finalissima di questa Coppa dei Campioni edizione 1970-71. Qualche dato, l'Ajax ha avuto il 51% di possesso di palla contro il 49% del Cagliari, 3 tiri in porta per l'Ajax, 1 nello specchio, 4 tiri in porta per il Cagliari, 2 nello specchio. Quindi un Cagliari che è sul pezzo e speriamo che in questo secondo tempo possa raggiungere il pareggio. Le squadre stanno per entrare sul terreno di gioco, linea Nando Martellini. E riprendiamo la linea, ringraziamo Bruno Pizzulo, riprendiamo la linea guida Amsterdam per questo secondo tempo. Delicatissimo tra il Cagliari e l'Ajax,
sono 45 minuti che valgono la finale della Coppa dei Campioni. Con il Panathinaikos il tiro, la parata di Stui contro il Panathinaikos che si è qualificato per la finale e dunque o il Cagliari o l'Ajax. Al momento con questo risultato è qualificato per la finalissima l'Ajax. No, chiedo scusa, non è qualificato perché all'andata è terminato 1-0 per il Cagliari, con questo risultato l'Ajax... Attenzione Gori, il tiro, il gol di Bobo Gori, il pareggio e adesso possiamo dire che il Cagliari con questo risultato è in finale di Coppa dei Campioni, ma dovrà stringere i denti adesso. Il gol di Bobo Gori pareggia il conto e stacca mezzo biglietto per Londra. Adesso i ragazzi di Scopigno dovranno stringere i denti. Ecco, vediamo Riva, ha difeso il pallone, il tocco per... Ecco, rivediamo il passaggio, il tocco per Domenghini. Domenghini vede Gori, riceve il pallone, si gira e tira Bobo Gori e dunque trova il pareggio. Con questo risultato, ripetiamo, il Cagliari è nella finale della Coppa dei Campioni. Però non è ancora detto perché, come spesso diciamo, il calcio è una scienza inesatta, quindi bisogna aspettare il termine. Bisogna aspettare che l'orologio faccia il giro completo e quindi arrivi al 45esimo per capire se il Cagliari potrà accedere a questa finale. Attenzione, Müller cerca lo spazio, poi è costretto a desistere, il passaggio verso Krui, Fan, Surbier cerca lo scambio, poi Domenghini riesce a catturare il pallone, Martiradonna, Tomasini, Greatti, Riva, Gori in panchina con Scopigno, i sostituti e lo staff medico, c'è anche Sandro Camba. Kaiser, Surbier, Kaiser, il cross di Kaiser, non trova nessun compagno, poi libera Nenè, ma recupera il pallone Neskens, siamo al 75esimo, la mette dentro Neskens, il colpo di testa vuoto e poi Ricky Albertosi riesce a far su il pallone con un'uscita, Martiradonna, l'appoggio su Nicolai, da questi a Tomasini, buona la partita di Tomasini, Surbier, Kroll, Johan Cruyff, ha fatto poco Johan Cruyff in questa partita, Svart, Cruyff, lo ferma splendidamente Cera, poi però recupera il pallone con Cruyff e quindi Anna, avanza solo tre quarti Anna, poi Johan Cruyff, lo scambio ancora con Anna, ancora Cruyff, poi viene fermato da Greatti, calcio di punizione che si apprestano a battere in fretta i giocatori dell'Ajax. Ecco, rivediamo il fallo di Cera, calcio di punizione, Johan Cruyff sul pallone, la battuta e poi un passaggio, Müren, 88 minuti sull'orologio, 2 minuti separano il Cagliari dalla finalissima di Coppa dei Campioni. Rudi Kroll, un ultimo disperato assalto dei giocatori dell'Ajax, Müren lo attacca Nenè, palla recuperata da Domenghini, splendida la sua partita, Nicolai, ancora Domenghini, è finita il Cagliari in finale di Coppa dei Campioni, Ajax 1, Cagliari 1, autorete di Nicolai e pareggio di Gori, pertanto da Nando Martellini è tutto, linea a te caro Bruno. Dunque, è finita, il Cagliari è in finale della Coppa dei Campioni edizione 1970-71 grazie al gol di Bobo Gori che ha pareggiato l'autorete di Nicolai. Cagliari dunque che entra nella storia e andrà in finale di Coppa dei Campioni. L'avversario sarà il Panathinaikos. Dunque è finita come meglio non si poteva, pertanto Cagliari finalista. E niente, che dire, la settimana
settimana prossima ci sarà questa finalissima e speriamo che il Cagliari possa tornare a casa con la Coppa. Da Bruno Pizzul è tutto, linea allo studio.